Amici di Cristiani Today, buonasera. Benvenuti a questo appuntamento speciale dedicato a una persona speciale. Sto parlando del cantautore Roberto Bignoli, salito al cielo alla casa del padre lo scorso 13 marzo. Il cuore di Roberto Bignoli ha cantato per tutta la vita. Lui ha riscoperto la fede grazie a un pellegrinaggio a Medjugorje. E amava cantare la bellezza e la gioia di un incontro con Dio. Roberto ci ha lasciati, ma continua a vivere ancora nei nostri cuori e soprattutto continua a vivere spiritualmente accanto a sua moglie Paola Maschio e alle sue figlie. Sua moglie questa sera è al telefono con noi per ricordare suo marito. Benvenuta Paola. Ciao carissima Rita, un saluto a tutti i tuoi colleganti, chiamiamoli così, e amici di internet e di tutti quelli che ci seguono, insomma. Ecco, intanto Paola, inizio col chiederti come stai. Ma sto molto bene, devo dire che sono molto serena, sono molto gioiosa, pur se nella sofferenza, perché chiaramente aver lasciato, diciamo, a nuova vita una persona con la quale per 35 anni sei stata insieme, sei stata bene insieme, sicuramente lascia una mancanza, sicuro, ma il Signore è più grande di noi e lascia tanta consolazione. Ecco, io trovo che questo distacco umano poi spiritualmente effettivamente non c'è, perché c'è la fede, c'è la grazia e c'è l'amore, insomma, che rimane eterno e vivo e conduce la nostra famiglia avanti con una grande forza, una fede che ci sostiene, ecco, e ci dona serenità e pace. Questa è la cosa più bella, diciamo, che stiamo vivendo in questi 3 mesi. Io non ti nego che mi sento emozionata, perché quando Roberto era qui con noi, insomma, quando ho iniziato io a fare quello che faccio oggi, ho iniziato proprio con lui. Lui è stato una delle prime persone intervistate e la cosa mi divertiva poi intervistarlo spesso, anche lui piaceva questo genere di cose, comunque di evangelizzazione, ecco, attraverso questi canali. Quindi lui, devo dire che è stato uno di quelle persone che mi ha spinta a continuare su questa strada, quindi un po' è come se stasera intervistassi lui. Bello. La storia continua. Esatto. Bene, allora Paola, Roberto, come tutti sanno, è nato con una disabilità, la poliomielite. E per lui questa disabilità, diciamo, non è stata mai un limite, ma anzi è stato sempre un punto di forza, diciamo. Sì, diciamo questo, diciamo che per lui, che è stato colpito dalla poliomielite all'età di 1 anno, quindi per i suoi primi anni di vita, diciamo ancora prima della conversione, la malattia, diciamo, era vissuta più come una sofferenza, perché era più il peso degli occhi degli altri che gliela facevano sentire una malattia, piuttosto che la malattia in sé. Poi sicuramente con la riscoperta della fede ha scoperto che quella malattia, che per anni proprio sentiva quasi come una sorta di maledizione, invece era la sua forza, era quella grazia in più per poter capire la sofferenza e per poter abbracciare la sofferenza e accettarla con la gioia. Quindi da quel momento che lui ha ritrovato la fede, ha ritrovato anche la gioia della croce. Infatti lui ha sempre abbracciato, diciamo, la croce, la sofferenza, con uno spirito sempre molto forte e sereno, perché sosteneva che era il mezzo per sentirsi più amato da Dio, e quindi la reputava proprio una grazia, la sofferenza, una grazia che gli permetteva di arrivare al cuore di Dio. Poi diciamo che Roberto ha avuto una gioventù abbastanza movimentata, no? Ha conosciuto il carcere, la violenza, la militanza politica. Sì, allora lui praticamente, dopo aver vissuto per anni nei collegi del Dognocchi e poi successivamente spostato a Milano in un centro sociale per compiere gli studi, diciamo,
post scuola media, quindi liceali o comunque di scuole, scelse ragioneria, arrivò al secondo anno e poi smise di studiare e decise di andarsene via da questi centri sociali, centri educativi e prendere sacco a pelo, chitarra e con un amico violinista girare in autostop verso strade nuove. Arrivò fino in Spagna e quindi viveva un po' di questo. Però nello stesso tempo aveva conosciuto i figli dei fiori, la Beach Generation, l'uso di droga, una vita molto alternativa, molto anarchica, fino a che poi ha incontrato i centri della sinistra extraparlamentare, quindi si è dato alla politica, eccetera. Poi fu preso a Milano con della droga e quindi fu portato a San Vittore per 24 giorni. In quei giorni uscì la legge che per uso proprio la droga poteva essere tenuta, quindi fu rilasciato senza fedina penale macchiata, e questo fu anche un segno poi successivamente che capì come veramente un dono del cielo. E da lì uscì dal carcere, ma fu forse il momento più duro della sua vita, perché oltre a non avere un lavoro, una casa e niente, aveva ormai il dito puntato comunque addosso da molte persone, quindi visse un periodo molto difficile di emarginazione, di solitudine, di sopravvivenza vera e propria, fino a che delle persone lo incontrarono e decisero di spostarlo a Varese. Lì gli trovarono un lavoro presso il comune e gli diedero una casa, e quindi cominciò ad avere, diciamo, una sistemazione un pochino più consona, diciamo, ad una vita un po' più tranquilla. E da lì cominciò a ricordarsi che amava la musica, insomma. Questo fu il passaggio a Varese. Passando a Varese, lui incominciò a riscoprire la musica, quello che aveva dentro, anche se era ancora abbastanza, come si può dire, abbastanza attivo in quello che era il mondo politico della sinistra extraparlamentare. Quindi lui arrivò a Varese e frequentava molto questi centri politici o le feste dell'unità, ecco, questo era il suo ambiente, diciamo, Diciamo più. che iniziava ad avere, a nutrire nel cuore questo sogno, no? Di fare della musica la sua vita. Sì, esattamente, improntata molto sul mondo politico, ecco. Dopodiché, diciamo che cominciò a capire che effettivamente la strada della politica, della violenza, degli espropri proletari, delle bombe Molotov, eccetera, era effettivamente non un modo sano per riscattarsi da quelle che erano le sue sofferenze, la sua voglia di emergere, di successo, di far capire al mondo che Roberto Vignoli, malgrado tutto, era una persona, diciamo, valida, che aveva stima, e quindi cominciò a improntare le sue canzoni più come canzoni d'amore, e quindi entrare piano piano nel mondo dello spettacolo, della musica leggera, pop di allora. Quindi cominciò a fare i primi festival, a cominciare a introdursi nel mondo dello spettacolo, a fare da spalla ad alcuni artisti come Loredana Bertè, incontrò Alberto Fortis, ebbe modo di conoscere, stare con Fabrizio De André, che era un po' il suo idolo giovanile, insomma, tanti incontri interessanti che lo aiutarono proprio a capire che questo mondo della musica diventava sempre più importante nella sua vita, ecco. Poi però l'incontro con la regina della pace nel 1984 a Medjugorje gli stravolge la vita, intanto si innamora di Maria, ma poi anche la sua musica cambia. Sì, allora lui partì nel 1984 ad agosto con alcuni amici incontrati in una chiesa a Varese in un momento di grande disperazione, dove pensava al suo successo, alla voglia di essere qualcuno proprio nel mondo per poter dimostrare che era valido, come ti dicevo, e quindi si era ricordato le preghiere da bambino e andava in questa chiesa dove accendeva un cero chiedendo alla Madonna la grazia, insomma, di poter emergere in questo mondo. E proprio in uno di questi giorni incontrò queste ragazze che con parole molto semplici gli dissero: Gesù ti ama.
E questo fu il suo primo risveglio della fede, rimase molto colpito perché nessuno gli aveva mai parlato in maniera così diretta e così sincera, dell'amore di Dio, insomma, dentro di lui si era mosso qualcosa. E poi successivamente, appunto, gli proposero questo viaggio, pellegrinaggio a Međugorje, da fare in macchina in questa terra straniera. Di cui lui aveva sentito parlare, era interessato, era molto incuriosito e quindi alla fine decise di partire. Partì con loro e come arrivò a Međugorje, quello che lo colpì tantissimo fu un po' ritrovare la sua terra, la sua infanzia, perché il territorio era molto povero, era collina, c'erano campi di tabacco, viti. Quindi veramente strade sterrate, un paese piccolissimo, nessun negozio, quindi veramente lui si sentì molto affascinato dal luogo. E come arrivarono davanti alla chiesa, li accolse una suora molto giovane che era Suor Melanie, che gli chiese se avevano posto dove andare a dormire la notte. E loro gli dissero: "Guarda, siamo appena arrivati, non sappiamo nulla." E lei gli ha detto: "Va bene, allora per questa notte vi faccio dormire nella cappellina delle apparizioni, dove avvenivano le apparizioni in quel momento, e poi domani cerchiamo un alloggio e tu, guardando Roberto, domani assisterai all'apparizione che ci sarà." Quindi furono subito accolti in maniera veramente Provvidenziale. provvidenziale, direi quasi meravigliosa, ecco. E quel giorno dopo, quando Roberto si ritrovò durante l'apparizione nella cappellina, sentì di chiedere una grande grazia alla Madonna, che non era la grazia della sua guarigione fisica perché non gli interessava, ma voleva la guarigione del cuore, perché avvertiva che il suo cuore era di pietra, era duro. E invece lui desiderava un cuore di carne. Ecco, questa è stata la richiesta che lui ha fatto proprio a Maria Santissima in quell'occasione. Ecco, una delle sue canzoni che ricordo e che veramente mi fanno impazzire di emozione, infatti dicevo sempre a Roberto cantamela, cantamela perché mi piaceva tantissimo, ho chiesto anche il bis di questa canzone a un suo concerto, è Come un giglio tra le rose, stupenda. Sì, è bella, l'hanno fatta insieme a Nico Fortarezza, carissimo amico che vedrò domani sera e che con lui ricorderemo un po' tante cose di Roberto e condivideremo anche nuovi progetti che abbiamo in mente, sia con lui che con Mario Ferrara, con altri cantautori, poi ne parleremo più avanti. Comunque, insieme a questi artisti che sono rimasti come eredità di Roberto e Eredità, tutti sì. i miei amici. Sono veramente una grande grazia del cielo e con loro faremo tante belle cose sicuramente. Ecco, la cosa che mi colpisce di Roberto, anche quando facevamo, ecco, alcune puntate, no, in radio e lui interveniva, lui diceva sempre: "Io non sono un convertito, io sono una persona in cammino", e lo specificava sempre. Sì, perché per lui la conversione, ma come per tutti dovrebbe essere così, non è che uno si converte e ormai è a posto e per tutta la vita è convertito. La conversione è ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo. Non è che perché io oggi ho la fede o ti dico queste cose, domani posso dirle uguali se non la coltivo, se non ci mastico sopra, se non cammino, se non prego. La nostra fede è un cammino in continua evoluzione, o anche può essere anche che retrocediamo, voglio dire. Però l'importante è quello di mettersi ogni giorno in cammino, ogni giorno tentare di seguire questa strada lunga ma sicura, ecco, con tutte le difficoltà, con tutte le gioie, le sofferenze, accettarle e andare avanti, no? E quindi non potremo mai dirci arrivati, perché c'è sempre da imparare, c'è sempre da fare, c'è sempre da camminare. E l'obiettivo finale è quello proprio della santità, ma solo Dio poi ce la può riconoscere o meno, giustamente. Noi dobbiamo solo tenere fede alla sua chiamata e continuare a chiedere la grazia di andare avanti con fede e con forza, rinunciando a tutto quello che ci può allontanare dall'amore da Dio.
quindi anche la Chiesa, i sacramenti diventano essenziali per un cammino di fede. Non si può dire di essere cristiani e dire non credo però alla Chiesa. Esatto, è un È controsenso. una grossa stupidaggine, cioè non è questo. Voglio dire, ognuno può avere anche un rapporto individuale con Dio, però non si può dire cristiano se dentro questo rapporto non c'è la Se non Chiesa. ricevi l'Eucarestia, se non ti confessi, se non ti Esattamente. nutri della parola, insomma, del Vangelo. Esattamente. Mi puoi parlare, ecco, di questa grande e bella amicizia che c'era tra Roberto e la veggente Visca? Allora, sì, avevano un'amicizia molto bella, molto profonda e molto libera. Ecco, quello che Roberto non ha mai fatto a Međugorje e non avrebbe mai fatto è quello di andare a cercare i veggenti, non gli è mai interessato questo e mai li cercava, nel senso che ogni volta che lui ha incontrato Visca è stato sempre per vie del Signore, ecco, non perché l'ha cercata lui. E quindi anche l'amicizia era molto sincera proprio perché nasceva da un incontro quasi voluto dal cielo e non dalla nostra umanità, come spesso capita e accade, ecco. Roberto credeva molto a ogni incontro come un incontro particolare con le persone e quindi sapeva che i suoi incontri particolari erano sempre delle chiamate del cielo. Ecco, con Visca c'è sempre stato un rapporto molto profondo, molto schietto, molto sincero, ma sempre mai cercato. Quindi era un'amicizia veramente molto forte e vera. Quando si incontravano c'era un grande rispetto, una grande stima di entrambi, ecco. E quindi questa è una cosa molto bella perché ecco, la cosa bella di Roberto è che non ha mai usato un'amicizia, lui è sempre stato molto discreto, molto sincero Schietto. e molto attento, ecco, perché per lui l'amicizia è sempre stata una cosa molto importante che poi condivido anch'io perché poi è chiaro che ci siamo ritrovati su molte cose, no, simili. E uguali, forse lui era più riservato, ecco, io sono una che parla molto di più di quanto parlasse lui, ecco. Ah, Però non si direbbe. insomma, ecco, è quello che ci accomuna è proprio questo desiderio di schiettezza e di sentimenti veri e soprattutto di un cammino di fede che deve essere quello che poi tramuta pian piano le nostre vite, le cambia secondo il volere veramente di Dio e che ci fa prendere il via verso la strada dell'amore, perché è quello che poi alla fine è la nostra religione, è proprio quella che ti porta e ti deve portare ad avere amore verso tutti e carità. Queste devono essere veramente le due virtù che viaggiano in parallelo con la nostra fede. Se manchiamo di carità e di amore, non abbiamo capito niente di Gesù Cristo, È vero, è perdonatemi. vero. Poi in questa chiacchierata non possiamo non menzionare Giovanni Paolo II, lui lo ha incontrato varie volte, parlava poi sempre di lui nelle interviste. Sì, per lui è stato l'incontro fondamentale, un po' perché il primo incontro l'ha avuto proprio a Roma, all'ospedale Gemelli, quando portarono la compilation Terra di Pace. E proprio in quell'occasione Giovanni Paolo II gli disse: adesso io ti dico le mie parole perché le sue esatte parole non me le ricordo. Comunque, in poche parole, gli disse di andare per il mondo a portare la sua testimonianza e cantare nel mondo tutto quello che poteva per portare veramente l'amore di Dio. Ecco, questo è stato un messaggio iniziale che Giovanni Paolo II gli ha dato ed è stata la spinta per continuare a camminare, diciamo, sulla musica cristiana, che non è stato facile, come tu sai, si è tutti autoproduttori, Sì, le è case vero. discografiche faticano, non c'è un mondo facile per potersi anche, diciamo,
per poter andare avanti con facilità, però poi il Signore fa le sue strade, le apre, le chiude come vuole, insomma non è questo il problema. Invece la cosa bella è stato proprio questo incontro con Giovanni Paolo II, che poi si è ripetuto per altre 3 volte durante le varie GMG o nelle occasioni quando è ritornato in Vaticano, ed è stato veramente per lui proprio una fonte di ricchezza anche per i testi delle sue canzoni, come Non temere, fatta con Nicolo Fortarezza, e poi anche uno sprono ad andare avanti, a portare la testimonianza, perché anche Giovanni Paolo II, viaggiando un po' per tutto il mondo, portava un esempio di testimonianza concreta, ecco. Quindi Roberto l'ha preso un po' come un modello effettivo. E poi c'è stato anche la grande gioia di aver ricevuto l'anno scorso, proprio a Bisceglie, il riconoscimento di Giovanni Paolo II, e anche questo è stato un premio che ha ricevuto con tanto piacere, che poi quest'anno gli hanno dedicato proprio insieme a Fabrizio Frizzi la serata del riconoscimento, dove sono scesa giù a Bisceglie a portare una testimonianza proprio dell'amore che aveva Roberto per Giovanni Paolo II. Bellissimo. Ed è stato molto molto bello, ecco. Lui teneva tanto alla famiglia, diceva sempre che non esistono le famiglie dal mulino bianco, questa frase proprio non me la dimentico, senza l'amore tra me e mia moglie la famiglia non sarebbe credibile, aveva detto in un'intervista. Beh, sicuramente è stato un marito meraviglioso, un padre direi eccezionale, molto attento. Come dice lui, eravamo una famiglia che battagliava, anche perché se tu calcoli che veniamo da due mondi anche diversi, lui per il suo passato, io perché comunque sono cresciuta in una famiglia abbastanza benestante con delle regole, quindi sicuramente ci cozzavamo anche molto sul piano sui educativo. Modi di fare, ecco. Esattamente. Però la cosa bella è che era una persona innanzitutto che non portava rancore, quindi si litigava, ci si urlava, è volato anche qualche piatto quando l'ha detto, era vero. Addirittura. Sì. Però poi non siamo mai andati a letto una sera senza aver fatto pace, voglio dire, perché comunque non abbiamo mai portato rancore uno con l'altro, ma poi il desiderio di andare a dormire sereni con la pace nel cuore l'avevamo entrambi, quindi si arrivava a un punto che o lui o io cedevamo, insomma, per ritrovare quell'armonia e quella pace, ecco. Ma come vi siete conosciuti, Paola? Ma molto semplice, Roberto aveva cominciato a frequentare i gruppi del rinnovamento in quel periodo, appunto quando ha conosciuto questi giovani. In questo gruppo del rinnovamento di Varese da qualche mese andava anche mia mamma, quindi una sera sono venuti a casa mia con mia mamma e lì l'ho conosciuto. Era anche un mio desiderio conoscerlo, perché sapevo che lui era molto amico di Alberto Fortis e quindi io speravo attraverso lui di arrivare ad Alberto Fortis. Pensa tu. Alberto Fortis l'ho conosciuto 3 anni fa, forse no, 4-5 anni fa, voglio dire, dopo tanti anni che pensavo di conoscerlo. Nel frattempo, invece che prendere Alberto Fortis, ho preso Roberto. Hai sposato Roberto. Molto meglio. Ma cosa ti ha colpito di Roberto inizialmente? Allora, di Roberto è bellissimo, perché inizialmente non mi ha colpito assolutamente nulla. E qui è la cosa buffa, è proprio questa. Non è buffa, cioè ho sbagliato il termine, buffa perché è veramente un segno del cielo. Ecco, io quella sera quando lui è venuto in casa e a un certo punto sono venuti nella mia camera perché voleva far ascoltare delle sue ultime canzoni, che tra l'altro c'era anche Oltre la collina, che è stata un po' la canzone simbolo bellissima di Roberto. Simbolo dico perché è stata proprio quella di passaggio dalla musica secolare alla musica cristiana, e che poi al limite aggiungo un'altra cosa sulla canzone dopo.
proprio in quel momento che lui stava cercando di mettere l'audiocassetta, perché c'erano le audiocassette nello stereo, io all'improvviso ho sentito una voce molto forte che mi diceva: tu Roberto lo devi amare. Io l'ho guardato, mi sono guardata intorno, ho detto: ah, questo è matto, cosa, sto dando i numeri, non esiste, cioè, ma non mi piace nemmeno, ma chi lo vuole, no? E ancora ho sentito questa voce, poi mi sono completamente dimenticata e ho detto: va bene, fa niente. Dopo una settimana siamo andati a un incontro all'Entate sul Seveso, a un gruppo del rinnovamento. A un certo punto lui ha preso la chitarra, ha cominciato a cantare Oltre la collina, e io mi sono innamorata perduta. Quindi, quindi non lo so, veramente è stata, io dico una grazia del cielo, perché Sicuro. veramente potevano donarmi una persona più bella nella mia vita e più stupenda di quello che ho avuto e passato con lui, e più passa il tempo adesso e più mi rendo conto della grazia meravigliosa che mi ha fatto il Signore, perché veramente se oggi sono così serena e sono così felice, ho tanta voglia ancora di fare, è proprio perché lui mi ha insegnato molto e mi ha offerto la possibilità proprio di fare un cammino di fede parallelo, seppur vivendolo in modi diversi, perché molte persone ti dicono: ah, che bello, tutte e due credete, tutte e due stesso cammino, stesse storie. No, perché lui faceva il suo cammino attraverso, voglio dire, È l'evangelizzazione, vero, quindi stava andando sempre in giro in comunque. giro vedendo. E io stavo a casa col mio oratorio, le mie situazioni più intime, diciamo, oppure nella nostra chiesa a casa, perché ogni tanto pregavamo insieme, avevamo dei momenti insieme, però effettivamente ognuno poi aveva la sua strada e non sempre riuscivamo a condividere le stesse Certo. cose, anche perché quando io andavo magari in oratorio, lui non voleva perché era stato in giro fino al giorno prima e diceva: no, Quindi voleva basta, io riposarsi. a casa. E quando lui andava in giro io dovevo stare a casa con le figlie, e quindi diventava tutto più complesso, no? Certo. La canzone che rappresenta comunque Roberto è Ho visto la croce, intesa come croce che poi nel tempo diventa leggera, si trasforma quindi in un canto. Sì, è una delle canzoni forse più forti e anche, direi, quasi autobiografiche, nel senso che effettivamente tutte queste croci di cui lui parla le ha viste, le ha toccate dal vivo, le ha sperimentate, quindi effettivamente molto vera. E poi la cosa più bella, che poi è quella che ho scoperto anch'io attraverso la sua morte, proprio ho visto la croce in una semplice preghiera, nella voglia di amare, no? Quindi quando tu scopri che questa croce così pesante, così forte, così dolorosa, la riesci ad abbracciare, a fare tua, a prenderla, e scopri che Dio ti fa il dono della gioia, tramuta tutto quel dolore, tutta quella sofferenza in gioia, diventa la risurrezione. E allora scopri l'incontro vero con Dio. La croce è quella che ti permette di avere un incontro diretto, vero, autentico, reale con Dio, che ti trasforma, che ti cambia dentro, che ti plasma e ti fa capire quanto ti ama. E allora tu capisci che sei un nulla e hai bisogno di lui per andare avanti, ti abbandoni e la croce diventa gioia, diventa motivo di andare avanti in questo mondo per essere testimoni di un amore grande, che è quello di Dio, che si è offerto per noi fino all'ultimo pizzico di sangue, voglio dire, un amore così grande che noi non ci rendiamo nemmeno conto cosa voglia dire, se non quando siamo nel dolore e ci sentiamo così piccoli, perché siamo solo a un per un milione di quello che è stato il suo dolore e la sua sofferenza. Però ci redime, ci fa sentire veramente tutto il suo calore umano, ci rialza e possiamo solo dire: Oh, grazie Signore dolore. per tutto quello che ci hai dato, e noi non ce ne rendiamo conto, ecco. E ci fa sentire Roberto, veramente. Roberto, tu comunque lo senti sempre accanto. Sì, devo dire di sì, a prescindere che, vabbè, ha dato dei segni, ma non sono i segni quelli importanti, ma la cosa importante è sentirlo vicino. Io lo sento
costantemente accanto. E i momenti in cui sento che non c'è, guarda caso c'è qualche festa importante in cielo e allora probabilmente è più impegnato a cantare su che a starmi vicino. Però devo dire che è molto presente, anche le ragazze comunque hanno una serenità e una tranquillità che veramente solo la grazia del Signore può fare, e sicuramente la presenza di Roberto la sentono anche loro, perché non potrebbero essere altrimenti così serene, ecco. Ma Roberto ha avuto mai dei rimpianti? Ma sicuramente rimpianti ne avrò avuti, perché voglio dire, come tutti ci sono delle cose, voglio dire, che uno vorrebbe fare in maniera diversa, eccetera. Dire oggi è veramente difficile, perché cosa vuoi, è tutto, secondo me è tutto secondario quello che potevano essere dei rimpianti suoi. Sicuramente aveva un grande desiderio, ecco, quello di incontrare Maria e di stare con Gesù, quindi sicuramente forse il rimpianto poteva essere quello di non aver vissuto fin da subito una fede forte, forse. Ma sai, dirlo è difficile. Io forse direi che più che rimpianti aveva voglia di vivere secondo la volontà di Dio. Ecco, questo era il suo desiderio, e più andava avanti, diciamo, negli ultimi anni, proprio questa cosa era insita in lui, ecco. Aveva tanta voglia ancora di fare e di portare avanti la sua musica, aveva in mente dei progetti, delle cose, però ecco. La cosa straordinaria era vederlo sereno fino all'ultimo in ospedale. Sì, è stato straordinario, anche perché stare 2 mesi in un ospedale, fermo in un letto, comunque anche con un minimo di movimento, dalla carrozzina al letto o dalle stampelle al letto, ma comunque molto debole, eccetera, non è facile. Ecco, io posso dire che l'ho trovato sempre col sorriso, sempre pieno di voglia anche di scherzare, oppure lo trovavo silenzioso nella preghiera, ma molto sereno, molto sereno. Anche i medici erano abbastanza colpiti da questo atteggiamento. Tu pensi che lui già comunque in un certo senso si sentisse che stava per lasciare questa terra? No, non credo proprio, nel senso che vabbè, io forse un mese prima che accadesse gli dissi proprio per assurdo, gli dissi: Roberto, io te lo dico per assurdo, ma dovesse succedere che dovessi morire, sei pronto? E lui mi disse sì, e io gli dissi: ma sei sicuro, non hai paura? E lui disse: no, io sono pronto. E io gli ho risposto: va bene, allora se tu sei pronto io sono felice. Poi non abbiamo più toccato l'argomento, ma si parlava sempre di progetti futuri, insomma, quindi assolutamente non era insita in lui questa cosa. E sinceramente le ultime sue parole che ci siamo dette è stato proprio poco prima che degenerasse la situazione, ma senza che noi ce ne accorgessimo, che stavamo parlando tranquilli in camera. A un certo punto lui mi ha detto proprio: non riesco a capire perché a me dicono tutto bene e a te dicono tutto male. E io gli ho detto: guarda, le cose non stanno andando molto bene, gli esami sembra che non vadano a posto, però voglio dire, c'è speranza, stai tranquillo, adesso vedremo, cercheremo di capire qualcosa. Ecco, queste sono state le ultime parole che ci siamo detti praticamente, ecco. Quindi lui non aveva la percezione di andare di là assolutamente, ecco. Certo, adesso la tua vita comunque è diventata una testimonianza verso quello che ha fatto Roberto quando era qui sulla terra, quindi in un certo senso ti stai muovendo anche portando la sua luce, facendo anche le sue veci. Allora, diciamo che sicuramente
questa grande eredità anche di musica, di testimonianza che lui ha portato nella vita, sono sicura che non debba morire e quindi andrà avanti sicuramente, con molta calma, con molto discernimento, senza esagerare, senza strafare, ecco, perché Roberto, come sai, non è mai stato una prima donna e tantomeno lo farà ora o lo farò io. Quindi saranno sempre cose molto, molto nella semplicità, meditate, molto semplici, esattamente. Quindi diciamo che porteremo tutto avanti con grande semplicità. Adesso ci saranno appunto dei tributi in memoria sua, quindi il 30 giugno andrò a Biella da Aurelio Pitino, che fa l'anno Domini Multifestival, e anche lì porterò la mia testimonianza, la mia vicinanza anche a loro come artisti che l'hanno seguito e che gli sono amici da tanti anni. Quindi poi è anche uno stare insieme, un condividere insieme una strada che si è percorsa insieme agli artisti. Poi il 12 agosto a Schio, durante il meeting dei giovani, ci sarà proprio la serata del 12 dedicata a lui, dove gli amici artisti sono stati invitati a cantare una canzone di Roberto. Sarà tutta una serata, un tributo per Roberto. Esattamente, io sono molto felice, anche perché non so se lo sai, ma noi alla Regina dell'Amore di Schio siamo legati dal lontano 1985, quando conoscemmo Renato Baron, che erano appena iniziate le apparizioni, e per noi Schio è sempre stato un po' anche, diciamo, il fine del nostro amore. Ecco, noi davanti alla Madonna Schio, Regina dell'Amore, abbiamo detto, ancora quando eravamo fidanzati nell'86, se non ci sposeremo su questa terra, perché in quel periodo avevamo grandi difficoltà, soprattutto familiari eccetera, quindi ho detto, se non ci siamo detti, se non ci sposeremo su questa terra, ci sposeremo un giorno in cielo, sia fatta la volontà del cielo, ecco. Poi invece le cose si sono aggiustate, così nel 92 poi ci siamo sposati felicemente con tutta la famiglia d'accordo e in sintonia, che era poi il desiderio di Roberto, ecco, quello di arrivare al matrimonio nella gioia e con proprio la benedizione della famiglia. E poi appunto ci saranno altre due date in ottobre, se non ricordo male, il 22 e il 23 in Puglia, col Mondo Canta Maria e Fra Leonardo Civitavecchia, e poi al 20 di ottobre a Fossa da Don Gaetano all'Aquila, praticamente per la sua festa dell'amicizia, dove appunto anche qui faremo tutto in memoria di Roberto. Ci saranno anche Nuova Civiltà, che hanno confermato la loro presenza, quindi insomma sarà una grande gioia, più altri artisti che però non vi faccio i nomi perché stiamo ancora lavorando. Siete in fase di organizzazione. E poi c'è questo grande progetto che con Mario Ferrara, che era l'arrangiatore ufficiale di Roberto per tutti questi anni eccetera, fare appunto quello che era un progetto nato nella mente di Roberto, il famoso On the Road, che forse te ne aveva parlato, accennato, non lo so. Comunque lui aveva questo progetto On the Road, infatti anche il libro Il mio cuore canta, lui avrebbe voluto chiamarlo On the Road più che Il mio cuore canta. E vabbè, comunque On the Road sarà un progetto che porterà appunto avanti la testimonianza di Roberto con la musica. Saranno coinvolti vari artisti come Rodolfo Vitale oppure Claudio Venturi e poi altri, coinvolgeremo insomma più persone, sicuramente per continuare a portare avanti tutto quello che Roberto aveva nel cuore, ecco. E quindi poi On the Road sarà anche magari motivo di altre cose, magari delle produzioni anche di CD piuttosto che un nuovo libro. Stiamo ragionando un po' tutto, però ecco, questo bene, i progetti continuano comunque. Partirà comunque una comunicazione, poi stampa anche del progetto On the Road, appena saremo pronti, avrà un suo logo, insomma una locanda fissa probabilmente, tante cose insomma, sì, stiamo poi maturando. Magari ce ne parlerai, ecco, più in là di questa molto cosa. Esattamente, perché come sai ogni cosa va studiata nei minimi particolari, anche per non poi
tornare indietro o fare il Certo. ciclo più lungo della gamba, Ma secondo ecco. te lui cosa avrebbe di questa intervista che stiamo facendo stasera? Riderebbe, mia moglie sta parlando. Non so cosa direbbe, sinceramente, ma credo che sia contento. Credo che alla fine, quando si parla bene del Signore e della Madonna, si porta la testimonianza e si cerca di essere più fedeli e leali possibili, eccetera, io credo che chiunque sarebbe contento. Quindi lui oggi dice grazie Signore perché mi hai dato Paolo. È Insomma, vero, non lo sì, so, confermo, ecco. confermo. Però io Senti, ringrazio lui. io vorrei concludere con una frase di Roberto che ricordo e voglio condividere, insomma, con te, con tutti i nostri amici che fra l'altro ci stanno ascoltando e guardando. Ti leggo prima di questa frase qualche messaggio che ci è arrivato. Loredana dice: "Ciao, conosco la sua voce da piccola, mamma seguiva Radio Maria", e ricandi: "Roberto è nelle braccia di Maria". Poi c'è Marina che saluta, ciao dolce Paola. Poi abbiamo Monica che dice, Paola Maschi, un forte abbraccio, e via di Grazie. seguito. E Grazie a tutti. Cosa devo dire? Roberto diceva questa frase, che comunque è un invento ed è anche una conferma di quello che tu stai facendo con tutti gli amici e con tutta l'eredità che ha lasciato Roberto, no? Diceva, da soli non si arriva da nessuna parte, bisogna camminare insieme. Sì, come ti dicevo, Roberto non è mai stato una prima donna, quindi ha sempre cercato di fare cose insieme agli altri, ma non perché non credesse in se stesso, ma proprio perché credeva nel valore aggiunto fra le persone, no? Creare, ma ancora da giovanissimo aveva creato proprio dei gruppi di artisti, eccetera, perché per lui era importante dare un segno preciso di quale era lo scopo, il fine delle cose, no? E quindi quando sei da solo può essere frainteso, ma quando si è in tanti e si porta lo stesso messaggio, automaticamente diventa molto più credibile e più valido. Quindi ecco, il suo desiderio era quello proprio di portare un messaggio che entrasse in modo forte, radicale e che desse anche la possibilità di essere portato attraverso vari modi, e per portarlo in vari modi c'era bisogno di più persone, chiaramente, perché quello che posso dire io oggi, detto da un'altra persona, può fare un effetto diverso da come lo dice Versa, quindi l'unione fa la È forza. vero, è E vero. ricordiamo, la Chiesa è fatta da tante persone insieme, non Da sono tante io membra, Chiesa, ma sì. Sì, tutti gli altri che facciamo chiesa, quindi è molto importante la comunità, anche per il confronto, per camminare insieme, per rimanere anche attenti a non montarsi troppo, voglio dire. Quindi ci sono anche delle regole per stare insieme che aiutano a crescere, a fare un cammino, a confrontarsi, e quindi effettivamente tutto rimane più valido e più forte, ecco. E quindi per lui era importante, ecco, questa condivisione con gli altri. grazie Paola per questa testimonianza carica di fede, di speranza, di umiltà, ecco. Ringrazio, Rita, sei molto gentile, veramente. Veramente ti ringrazio per questo spazio, ti ringrazio anche come sei stata delicata e tanto. Figurati. È tanto cara, veramente. Io, come sai, ti ho solo sentito per È voce, vero. non ti ho mai incontrato personalmente, però è come se ti conoscessi, insomma, sotto molti aspetti, perché ti ho sentito molto parlare con Roberto anni fa e Sì. quindi passavo per casa e sentivo le vostre lunghe conversazioni. Eh sì, devo dire che erano molto lunghe come conversazioni. Quando Però ancora ero in voglio Sicilia e dire, lui hanno da portato il Milano. loro frutto. Esatto, Sì. esatto. Anzi, esempio, col progetto On the Road, il grande desiderio che dicevamo con Mario era cominciare a partire dal sud, proprio dalla Sicilia, dalla Calabria e dalla Puglia, e cominciare proprio a portare in queste regioni la prima ondata di On the Road. Chissà mai che veramente tutto possa essere da qui. Ecco, giusto Certo, per certo. rimanere anche nella tua terra e portare avanti un frutto, a portare avanti quel seme che forse diventerà
diventerà un frutto se Dio vuole. Grazie di cuore Paola, grazie di essere stata con noi e un abbraccio forte. Grazie anche a te, grossissimo, e a tutti gli amici che ci hanno seguito. E vi chiedo, continuate a pregare per me perché ne ho bisogno sicuramente. Io pregherò per tutti voi in modo tale che si crea questa unione spirituale importantissima. E vediamoci anche sempre di pregare per i sacerdoti e per tutte quelle persone che non hanno nessuno che prega per loro. Ecco, Grazie, questo grazie per avercelo ricordato. ecco. Allora, una buona serata a tutti e grazie di cuore e grazie a Roberto perché se oggi sono così a lui, ecco. Grazie di cuore a Roberto che sicuramente ci avrà seguito dall'alto dei cieli. Grazie a te e grazie a tutti voi amici. Io vi ricordo anche che potete scaricare l'app di Cristiani Today tramite Play Store per Android, che potete comunque condividere la puntata, la troverete anche per Cristiani Today. E grazie di essere stati con noi anche questa sera. Buona serata.